Vi dovrete accontentare del mio faccione. Va bene, allora facciamo entrare Marco e Donatella Correo. Qui Palermo comincia da questo momento. Abbiamo Marco Marchese collegato che condurrà questo spazio con Donatella Correo collegata da Palermo, che purtroppo è senza video per il momento. La parola a Marco Marchese e Donatella Correo. Eccoci qua, allora, Donatella, è un po' che non ci sentiamo con un qui Palermo, sono veramente contento che ci sei. Poi, adesso stasera, ecco, come accennava Roberto prima, abbiamo questo problema tecnico che non riusciamo a vedere il tuo video. Vediamo soltanto un'immaginina azzurra con una figura, però ci sarebbe piaciuto averti in video come sempre. Ma pazienza, se arriverà nel corso della trasmissione lo apprezzeremo di più. Però per quell'attimo prima che sono riuscito a vederti, ho visto che alle tue spalle c'era uno striscione. Parlaci di questo striscione perché c'era un nome significativo che è David Kato Chisule. Spiegaci un po' che cosa c'entra David Cato con le iniziative di qui Palermo e che cosa state facendo, cosa state organizzando, quali sono le attività nelle quali sarete impegnati come radicali a Palermo nel prossimo futuro. Intanto non so se tu Io lo ti vedi di sento. nuovo. E lo vedi lo striscione? No, no, ancora il video non viene. Comunque noi No, andiamo non riesce a avanti, caricare. vediamo Hai se visto? si non riesce a caricare, sì. Perché io riesco a vedermi, ho lo striscione che ho dietro e te che bevi un bel bicchierone d'acqua. Cosa c'entra? Già da tempo io mi ripromettevo di mettere su un gruppo associativo in gennaio, tra una riunione e l'altra, con gli altri compagni palermitani, tra statuto, nome, tutto ciò che occorre per mettere su, trasformare un gruppo che già c'era, attenzione, in associazione. Tra le varie proposte di nomi è venuta fuori quella di David Cato Chisule. Era il 30 gennaio, David era già purtroppo stato assassinato. Oggettivamente, Vogliamo ricordare la figura di David perché è significativa. sicuramente lo faccio molto volentieri. David Cato Chisule era un nostro compagno iscritto a certi diritti, c'era venuto a trovare al congresso di certi diritti di novembre. Era l'esponente di spicco del movimento sessuale che si batteva per i diritti non soltanto delle minoranze omosessuali. Era un combattente, un militante dei diritti civili in toto e ovviamente in particolare le minoranze sessuali in Uganda. In Uganda l'omosessualità è punita con la pena di morte e Ah, sono state aspetta, fatte di. vabbè, aspetta, aspetta, aspetta. Diciamo che l'omosessualità è fortemente stigmatizzata in Uganda, ma attualmente c'è una legge che in Parlamento che vorrebbe inserire il reato di omosessualità fra quei reati punibili con la pena di morte. Esatto. Perfetto. No, questo Quindi qui è nel momento in cui bene, diciamo, abbiamo. precisarlo. E poi c'è, diciamo, il fatto che ha portato probabilmente alla morte di David Cato Chisule, che è la pubblicazione su una rivista Rolling Stone, Sì. questa rivista qua dichiaratamente contro la comunità gay, una rivista omofoba, razzista, la quale è proprio da questa rivista che vengono avanzate queste istanze di rendere l'omosessualità un reato penale punibile con la pena di morte. E sulle pagine di questo giornale sono state pubblicate le fotografie e gli indirizzi degli attivisti gay con proprio la Il richiesta nome di David esplicita era il primo uccidetemi. della lista. Esatto. E E il put a nome. caso, ecco, David è stato aggredito in casa sua e l'hanno È ucciso di preso, botte. ammazzato a martellate, sostanzialmente, no? Se non ricordo male, non ricordo male. Quindi Sì. non è stata soltanto, voglio dire, sull'ondata emotiva, anche, attenzione, anche, c'è anche una ragione in più che mi ha convinta della importanza di intitolare l'associazione radicale palermitana a David Cato Chisule.
una ragione in più perché già da qualche anno, rientrata in pianta stabile a Palermo, con la comunità LGBT palermitana, arcigay, certi diritti, vabbè, sono iscritta a certi diritti, articolo 3, della quale sono orgogliosissima, faccio parte dell'Associazione Omosessuale Territoriale, della quale faccio parte effettivamente come sono il direttivo di questa associazione, tra l'altro. Guarda, ti interrompo un istante perché voglio darti anche un'informazione che tu sicuramente saprai, però magari a beneficio di qualche altro web ascoltatore. Certi diritti da 2 settimane ha aperto proprio uno spazio fisso domenicale qui su TV Radicali, che si chiama proprio Spazio Certi Diritti, che è andato in Ho onda, visto, ho perfetto, è visto, andato in onda un'ora ho visto, ho prima di visto. noi e c'è stato Yuri Guaiana in collegamento la domenica precedente, il tesoriere Giacomo Cellottini, ed è in cottura. Fra la prossima domenica o forse l'altra, un'altra splendida puntata con collegamenti eccellenti. Ti ridò la parola, E non è un Donatella. caso che Perdonami l'interruzione, l'Associazione ma. Radicale Palermitana conta tra i suoi 19 iscritti, ben 4 iscritti, incluso Sergio Rovazzo, Sentiamo che basso il tuo volume. oppure mi allontano. È basso, ti sento a stento. Aspetta un attimo, faccio una cosa. Adesso com'è? È Un po' sempre meglio, basso? è È un basso un po' po' meglio. meglio però. No, oggi proprio non è, Adesso evidentemente va siamo. bene, ecco, questa è la posizione giusta. E questa è la posizione, bisogna insomma con me tribolare un tantino, mi spiace. E quindi ti dicevo, gli iscritti alla nostra associazione ovviamente hanno la tessera, molti, 4 su 19, non sono poche, altri radicali italiani. Adesso stiamo lavorando anche perché tra questi 19, oltre alla tessera dell'associazione palermitana, si contribuisca all'accrescimento degli iscritti e dei militanti. Per il Partito Radicale Transnazionale, ovviamente. Quindi dicevo per quale motivo ci tenevamo e ci tenevo particolarmente perché l'associazione fosse intitolata David Cato Chisule, perché da qualche anno a questa parte, da quando sono rientrata, cioè 2 anni, come radicali di Palermo, oltre a fare parte del direttivo dell'altra associazione omosessuale palermitana, ci siamo prodigati perché il Pride palermitano avesse luogo nella nostra città e con un risultato sul quale possiamo dirci sia per l'anno scorso che per quest'anno ampiamente soddisfatti. Quest'anno addirittura una partecipazione di 20.000 persone. Voglio dire, non è ovviamente il merito è di tutte le associazioni che sui diritti degli omosessuali si battono e combattono ogni giorno, soprattutto in realtà difficilissime quali sono quelle, non tanto né solo di Palermo, perché Palermo dipende, è dai quartieri, come in tutte le città del mondo, penso, è la Donatella, sensibilità. adesso ti farò una bella domanda. Guarda, prima di tutto volevo chiederti una cosa. Puoi provare a premere quel bottoncino sulla barra in basso dove c'è il simbolo della telecamera, così la fai ripartire? Ferma video e poi la riattivi. Vediamo se parte adesso. Puoi? Ok, Questo vediamo così. se ricarica. Sì, adesso vediamo se carica. Tanto il programma, se va bene, farà tutto da solo. Io quello che ti volevo domandare, ecco, tu cosa pensi proprio del termine omofobia? Perché io ti dico la verità, a me non piace tantissimo il termine omofobia. No, omofobia, devo essere sincera, neppure io lo amo come termine. E tra l'altro cosa penso del termine omofobia? Però le discriminazioni con che termine le vogliamo Ma sintetizzare? guarda, io dico sempre che l'omofobia non è altro che una radice di una pianta più pericolosa, più importante, che è il razzismo, poi sostanzialmente. E forse continuando a settorizzare, no? Le varie forme di razzismo, se ne depotenzia l'importanza di questi atti che sono comunque gravi. Quindi io l'omofobia la riconduco sempre e comunque ad un atto di razzismo. Per me è un atto di razzismo e Un atto di lavorare discriminazione. è un atto di discriminazione e quindi un atto di razzismo.
Sì, prima c'è Perché il il razzismo razzismo, che ha. ecco, cioè, se dovrebbe essere sdoganato questo concetto che il razzismo non è semplicemente un atto discriminatorio che si perpetra nei confronti di una persona bianco o nero, la razza Assolutamente. africana o la razza asiatica, ma è un concetto Anche nel molto siciliano, agli più ampio. occhi di certi lombard, per esempio, anche quella è una forma di Anche quella è una razzismo, forma di certo. razzismo, sono d'accordo. Però ti immagini razzisti e omofobi, insomma, poi, insomma, unisci le due cose, è una miscela esplosiva. Certamente. È una miscela esplosiva. C'è la. Quindi, stavamo dicendo, il Gay Pride è stato a Palermo un successo. E, in queste settimane avete avuto attività, avete fatto delle attività di cui possiamo Sì. In parlare. questi mesi Ce ne vuoi parlare un po'? sicuramente contributi, vabbè, per i contributi, a parte il Pride che ci è costato un dispendio di energie notevoli per quello che ci riguarda, Certo. che si è celebrato il 21, il 20 di ma il 21 maggio, il 20 maggio siamo stati a Lucciardone con Rita Bernardini e Sergio Rovasio perché era giunta notizia a febbraio che presso Lucciardone fossero detenuti 5 transessuali. Transessuali che quella data erano già stati per fortuna trasferiti perché Lucciardone non si presta alla detenzione di gente diciamo che non ha altre problematiche come quello di un transessuale che ha bisogno di servizi igienici particolari di cure appropriate va seguito in un certo modo quindi poi abbiamo fatto il giorno stesso il 20 ci siamo, anche lì è stata un'impresa, i contributi silenti. Abbiamo partecipato alla manifestazione contributi silenti con INPS a Palermo chiusa perché il giovedì, che cos'era giovedì o venerdì? Venerdì È stata l'INPS fatta di provinciale. venerdì, sì. Sì, è stato il venerdì l'INPS provinciale di Palermo è rigorosamente chiusa. Ma abbiamo Ah, quindi manifestato. loro fanno la settimana cortissima? Sì, super corta, è proprio il venerdì. Comunque, ma abbiamo segnalato anche a mezzo media di questa situazione, perché è veramente. Il mercoledì fanno orario continuato, però voglio dire, il venerdì fine settimana e non era l'orario estivo, è sempre stato Quindi così. Donatella, Poi abbiamo dall'ultima volta, proseguito con il sì, sulle carceri, dall'ultima abbiamo volta, proseguito. no, ti dicevo, dall'ultima volta che noi ci siamo sentiti era l'anno scorso, a Palermo sono cambiate tante cose. Da che diciamo tu, mi ricordo, dicevi, sto pensando di coagulare, mettere insieme un'associazione, e invece sono cambiate tante cose. Adesso c'è un Ma io di gruppo questo nutrito e ci sono tante attività in più. devo ringraziare le amici e compagni di vecchia data che sono in qualche modo ritornati e mi hanno supportata e stimolata perché un gruppo proprio associativo con statuto, non abbiamo fatto ancora l'assemblea quella tradizionale da statuto dei radicali italiani, anche se ovviamente Mario e Michele sono informati, sono sempre stati informatissimi passo, e mi hanno seguita passo dopo passo sullo statuto, su Guarda, io tutto. su Devo essere questo sincera, non è mancato il supporto il dei supporto dirigenti e urbani. sono assolutamente squisite e sempre disponibili. Guarda, colgo l'occasione per darti un'informazione. Se voi a Palermo state per costituire l'associazione Radicale Palermo, cioè L'associazione di l'associazione dei fatto è radicali di costituita. Palermo, poi chiaramente troverete il nome più adatto. Ecco, io ti informo che noi a settembre costituiremo l'associazione Tibura di Cale. Stiamo lavorando tantissimo su una bozza di statuto che prevederà un'innovazione per questa costituenda associazione, che è questa: dare la possibilità alle associazioni che lo desiderano di diventare soggetti costituenti di Tibura di Cale. Quindi questa è un'informazione che ti do qui e che lancio in questa diretta e nella registrazione che seguirà, quindi tutti i web ascoltatori potranno, diciamo, cogliere. La nostra sarà un'associazione aperta alle altre associazioni, quindi l'invito è di farti anche portavoce di questa proposta Oh, che vabbè, acquisto volentieri, ben interessante, che è quella di volentieri. diventare
associazione costituente l'associazione TV Radicale, che contiamo di far nascere a settembre. E fronte... Ma ben volentieri ti do una mano. Ah, e questo qui ti ringrazio. Mi farebbe veramente piacere se anche l'associazione di Palermo fosse fra le associazioni costituenti TV Radicale. E invece, guarda, ci sono rimasti 6 minuti perché il tempo, come al solito... Allora ti dico pure, per quanto riguarda... Il futuro, ci devi parlare del futuro. Naturalmente il futuro, per quello che ci riguarda, siccome sono una appassionata del sistema giustizia e del pianeta carcere, sicuramente... organizzeremo nei prossimi giorni qualcosa. Che succede? In considerazione del fatto che Marco... Ah no, t'avevamo perso per qualche secondo. Scusami Donatella. Sì, adesso sì, perfettamente. Dicevo che sicuramente, vista la mia perversione per il pianeta carcere, sicuramente qualche cosa organizzeremo anche in vista dell'imminente ripresa del digiuno totale di Marco Pannella. Ora vediamo un poco, la settimana prossima, mercoledì, ci dovremmo riunire e fare il punto e decidere cosa fare. Abbiamo già fatto richiesta di occupazione suolo pubblico per contributi silenti, perché il 6 c'è la giornata nazionale, il 6 ottobre, e naturalmente le persone vanno informate. E tutto questo, ho cercato anche di contattare altre associazioni giovani, precari, per vedere un po' se ci danno e si danno una mano. E questa è un'altra cosa. Che nella passata edizione sono state un po' latitanti. Chi? E le associazioni di precari, piuttosto che anche l'ANCOT, che è parte di questa iniziativa. Palermo com'è andata? Perché noi a Cosenza... L'ANCOT... I dirigenti dell'ANCOT palermitano sono venuti, si sono presi poi i volantini, hanno raccolto le firme. Sì, i contatti sono rimasti. Io ho cercato e continuo a allargare, a parte le associazioni nazionali conosciute a livello appunto nazionale, con proprio i precari dei call center, associazioni che sono nate a Palermo, è composta da giovani non necessariamente politicizzati, e vorrei vedere un po' se si riesce a allargare il fronte, perché io sono convinta di una cosa, che non è una questione di numeri. Noi siamo 19, poi di fatto su Palermo saremo 10-12, perché voglio dire, è che è un buon numero, voglio dire, non siamo... No, non è male, è un buon numero, si possono fare tante cose. Donatello, una domanda... Prima di chiudere, devo necessariamente... No, ultima cosa da posso dire, farti che rispondere, c'è una domanda dalla chat. Dimmi, termina pure quello che stavi dicendo. Siamo stati proprio la settimana scorsa in sostegno alla FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa, siamo stati al CIE di Milo, il nuovo centro del Trapanese, a Volpitta con Marco Perduca. Che è riuscito a conquistare anche alcuni esponenti della Lega antirazzista trapanese e palermitana, che è un'impresa ardua. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo, perché sono persone adorabili, ma ovviamente con metodi, un'impostazione completamente diversa dalla nostra. Certo. Guarda, però, voglio farti la domanda dalla chat, la domanda dalla chat che ci pone A84, anzi che pone direttamente a te, è questa: a Palermo vi è integrazione tra etero e omosessuali? Le coscienze si sono aperte alla normalità, posto che questa parola normalità è sempre un po' sui generi, va messa sempre un po' tra virgolette perché è un concetto particolare? Poi c'è una domanda di americano, sono diverse per studenti. Ah, ecco, nelle scuole le aule sono diverse per studenti omo ed etero, però non capisco, forse era qualche ragionamento che facevo. No, allora comunque la domanda di AS84 è: a Palermo vi è integrazione fra etero e omosessuali? Come è integrata la comunità omosessuale nel tessuto sociale? Ci sono dei locali, per esempio, che nascono come locali gay, per esempio, ma che ovviamente ci sono un sacco di eterosessuali, io stessa e non soltanto io, che sono molto vicina alla comunità LGBT palermitana, e non solo quella palermitana, voglio dire, sono frequentati sia da omo che da etero, cioè diversi locali palermitani che nascono. Questo diciamo sul fronte dei locali. E iniziative invece, iniziative della comunità LGBT su Palermo,
Com'è messa la città? Cioè una città. L'iniziativa, per esempio, io ti posso parlare dell'associazione alla quale sono iscritta, della quale faccio parte del direttivo, articolo 3, all'università, a livello universitario lavorano moltissimo le associazioni omosessuali, anche perché molti amici e compagni sono docenti universitari o ricercatori e quindi riescono a organizzare nel corso dell'anno degli incontri proprio volti a far conoscere e a ovviamente sensibilizzare gli universitari. Ora c'è anche il discorso dei crediti, va bene, però quando 30 ragazzi, 40 ragazzi ti rimangono all'inizio, alla fine ed ascoltano, Certo. si sta seminando. Io sono convinta che si è fatto un grosso passo avanti a Palermo. Tenete presente, Palermo non è Carrapipi, Palermo è la quinta città italiana, anche se poi abbiamo la Certo. Monnezza, un sindaco che se ne deve andare, un Certo. disastro su tutti i fronti, ma è pur sempre la quinta, con un grado quindi, diciamo, culturale in questi ultimi anni molto basso, però non è Carrapipi, ecco, è una città, diciamo. Donatella, allora gli ultimi 20 secondi io li dedicherei a chi ci sta ascoltando e ci ascolterà poi dopo dal nostro sito www.tvradicale.it. Come fa a contattarti a Palermo? Intanto su Facebook abbiamo un gruppo, si chiama Radicali Palermo, che è aperto a tutti, iscritti, militanti e simpatizzanti. Poi abbiamo Quindi il aperto anche primo canale è una Facebook. pagina proprio all'associazione radicale David Cato Chisule, Radicali Palermo, e poi il mio numero di cellulare è pubblico, il mio 334 37 52 066. Ah, Donatella, proprio devi grazie dirlo però davvero. più lentamente, Donatella. La mail abbiamo Donatella Corleo chiocciolatiscali.it, il Allora, Donatella cellulare. Corleo, chiocciolatiscali.it, ci ricordi nuovamente il tuo numero di telefono e prima di chiudere, io ti sono veramente grato, grato. Aspetta Donatella, un attimo, Donatella, un attimo, abbiamo problemi, questo è Skype che crea un leggero ritorno e quindi ci accavalliamo. Allora, chiudiamo il collegamento mentre tu dai il numero di telefono dove ti possono contattare su Palermo o zone limitrofe per avvicinarsi all'associazione che è stata dedicata a David Cato Chisulo Radicale Palermo. E io ti ringrazio di questo collegamento e vorrei risentirti presto, prestissimo, su TV Radicale. Quindi da qui a un paio di settimane rifacciamo un nuovo collegamento per approfondire ulteriormente quello che ci hai detto e per fare in modo che questa Web TV diventi anche strumento di comunicazione fra le associazioni radicali che sono sparse per l'Italia. Io ti saluto, ti Abbiamo ringrazio anche nuovamente. un Marco? tesoriere. Sì? Marco, abbiamo un Sì. tesoriere. Intervengo. Roberto, Donatella, cosa stavi dicendo? Abbiamo anche un no, tesoriere? Donatella deve dare il suo numero di telefono e dirci l'ultima frase che non si è capita. Sì, ma appunto, poi devo chiedere anche una Cellulare? cosa a Donatella, devo chiedere anche una cosa. Vai Ah, Donatella. Prego interloquita tranquillamente. Donatella. Il cellulare? Ti sento, Roberto. Sì, dico, prego, dai pure il numero di cellulare e completa il pensiero che stavi esprimendo prima. 334 37 52 066. Poi volevo dire, vabbè, la pagina su Facebook è intitolata Associazione Radicale David Cato Chisule Radicali Palermo, ma presto, insomma, ora vediamo un po', stiamo lavorando anche per un blog che naturalmente ci toglierà un sacco, no, di tempo, ci impegnerà parecchio, perché il blog poi va seguito, aggiornato, quindi sto tribolando per il blog. Poi volevo dire, i collegamenti, io sono sempre disponibilissima e ben volentieri, però è anche giusto, visto che l'associazione non è l'associazione Radicale Palermo Donatella, c'è anche un tesoriere, c'è un presidente, ci sono anche degli iscritti. Io ritengo che sia importante, visto che noi abbiamo questo strumento che voi, Roberto, Marco, avete messo a disposizione di tanti radicali sparsi per tutta Italia, che probabilmente sono isolati, non dico emarginati, ma isolati sicuramente. Secondo me, se anche tutti qua, cioè i punti di riferimento sono importanti e siamo d'accordo, io penso che sarebbe bellissimo se ci fossero collegamenti radicali meno, tra virgolette, noti. Che ne pensate? Ne Beh, avete mai pensato? guarda, ci fai quasi commuovere, Donatella, perché questa è proprio No, io sono convinta, perché è la ci sono dei miei filosofia di compagni TV Radicale, no? Lo che ho slogan che conosciuto utilizziamo. 20 anni fa, che ritornano.
o altri nuovi giovani che si avvicinano, che magari hanno, ci Sono sono anche storie dei che vanno vecchi studi, noi conosciute, che le siamo dei storie delle. vecchi radicali, Sono ci sono storie dei che, vecchi studi. Donatella, scusa, sono storie che vanno conosciute, le storie dei radicali ignoti, magari anche radicali storici ignoti. Quindi. Aggiungo io una Esatto. cosa. Donatella, voglio strapparti un impegno. Al prossimo collegamento, insieme a te, ci sarà uno di questi radicali ignoti e che lavora in ogni caso alle attività radicali sparse per l'Italia e quindi magari potrete fare un collegamento a due. Sì, guarda, felicissima perché ci sono per esempio dei compagni, ti ripeto, che sono ritornati dopo un periodo di stallo, di Hai visto? Ci allontanamento, per una serie di siamo motivi. E io messi d'accordo peggiormente. sono orgogliosissima di essere Donatella, riuscita a farti Donatella, ritornare. volevo farti una domanda. Da quanto tempo non senti Mina? Beh, Mina non la sento da un pezzo, per la verità. lei comunque continua sempre. Lei continua sempre a ricordarti. Ti ha ricordato anche in un'intervista che abbiamo fatto a Mina, da cui è venuto fuori un film, Io amo la vita. Ti L'ho consiglio visto. di. L'hai visto? Sono anche molto No, commossa. non ti sentiamo, Donatella. L'ho visto. Infatti, ha ricordato anche quando ci fu tutta l'esperienza di quell'associazione che insomma anche tu contribuisti a mettere su, l'azione di Piero Guelbi e di Mina Guelbi, insomma tutto quello che volevo ricordare questa cosa. E ti ringrazio per le belle parole che hai detto per TV Radicale. Ve le meritate, ce le meritiamo, ce le meritiamo. Comunque la Alla filosofia è proprio prossima. quella. Va bene ragazzi, allora a questo punto termina. Ringrazio Marco Marchese per la conduzione, ringraziamo soprattutto Donatella Corleo per la partecipazione e speriamo che nasca presto questa associazione a Palermo. Le ottime notizie che ci ha dato Donatella fanno ben sperare in questa direzione. Roberto, io voglio restare collegato ancora un minuto. No, ma resti collegato, c'è una Sì. leggera euforia, quindi possiamo restare entrambi collegati. E quindi insomma, Donatella, complimenti, c'è veramente, le tue parole ci danno ancora più forza e più spinta per proseguire, però anche tu devi entrare a far parte di questo progetto, Ben perché è volentieri. un progetto aperto, non è un progetto chiuso, si basa proprio sulla militanza e lo statuto che stiamo preparando va proprio in questa direzione, come ti ha già detto Marco, perché prevede addirittura un ruolo delle associazioni con un loro rappresentante nella direzione della futura associazione, quindi che poi diciamo, è il soggetto all'interno dell'associazione che elegge anche il direttore di TV Radicale, quindi una considerazione importante per i rappresentanti dell'associazione. Vabbè, comunque poi ne discuterà l'assemblea di questo. Donatella, ti ringraziamo, ti salutiamo Grazie a e voi. al prossimo qui Palermo. Un saluto a tutti i compagni palermitani. Bene, chiudiamo, Ciao Donatella, un abbraccio. Torniamo per un attimo nello studio di Lecce e